se l'aspettavano così? Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Quindi la croce è il principio della nostra liberazione. Pur nell'umile dolore per la naturale miseria, siamo liberi e perciò in cammino dentro il mondo per portare ad altri questa libertà di cui Cristo ci ha liberati. Cerca di essere giovane, giovane di spirito. Anzi, Santità, mi perdoni, siccome uno di noi ha fatto un canto a Rimini sul Parsifal, siccome dura un minuto si potrebbe cantare. Grazie, Santità. L'esistenza si esprime come ultimo ideale nella mendicanza. Il vero protagonista della storia è il mendicante, cioè Cristo, mendicante del cuore dell'uomo e il cuore dell'uomo, mendicante di Cristo. Di tanti che volendo bene ai giovani riescono, per grazia di Dio, in questo senso si può chiamare carisma, per grazia di Dio riescono a comunicare loro certezze e affettività che altrimenti, di cui altrimenti sembrerebbero incapaci. Dare la propria vita per Dio. Ci richiama una frase di Gesù: nessuno ama tanto come chi dà la vita per i propri amici. E indubbiamente dovresti essere, oh Signore, l'amico per eccellenza. Io auguro a me e a voi di non stare mai tranquilli, mai più tranquilli. Grazie. Ringraziamoci vicendevolmente della carità accogliente con cui oggi abbiamo pregato e camminato e vissuto insieme, e tale carità diventi l'ideale di ogni giornata. Andiamo, andiamo.
Dunque, questa sera siamo certamente qui per presentare un'opera molto importante, la prima vera e grande biografia di un personaggio straordinario qual è Don Luigi Giussani. Ponderosa biografia, ma leggibilissima e godibilissima. Ma è anche e soprattutto la volontà di incontrare o di rincontrare, per chi l'ha già conosciuto o per chi crede di averlo già conosciuto, una figura e l'esperienza che ha da comunicarci. Questo attraverso la presenza dell'autore di quest'opera, che è Alberto Savorana, qui si fa l'applauso. E attraverso il professor Mauro Magatti, quando il popolo impara c'è speranza per la ripresa dell'Italia, e che diciamo ha una intelligenza molto acuta e molto aperta rispetto a queste cose, che ci darà un apporto fondamentale. L'incontro di stasera è organizzato dai centri culturali della nostra zona della Martesana. Io non so se devo o se riesco a citarli tutti, ma forse non ha importanza, cito solo quello, il Newman, che è qui a Cernusco, no, ma poi vengono anche gli altri, c'è il Candi a Mezzo, c'è il San Mauro a Gessate, c'è il Don, scritto troppo in piccolo perché mi ricordi, a Cambiago, eccetera. Ma insomma, quello che ci interessa non è tanto citarli per caso, ma è per dire che non è casuale che siano dei centri culturali così a volere un incontro come quello di questa, come quello di questa sera, perché questi centri culturali sono nati da persone che hanno sentito fortemente l'impulso, la spinta e, come dire, l'importanza di un qualcosa che Giussani, che da Giussani stesso hanno imparato, e cioè l'idea della cultura come esperienza, come consapevolezza di un'esperienza, quindi l'idea della cultura come qualcosa di essenziale alla crescita dell'io, della persona, e perciò la cultura anche come dimensione fondamentale, no? Don Giussani ha sempre insegnato, insieme alla carità e alla missione, della stessa esperienza cristiana. Detto questo, vi dico l'ultimo dettagliuzzo tecnico, cioè che queste presentazioni numerose in Italia, in grandi città, città medie, città piccole, funziona anche un live tweeting, quindi ci sono delle persone che twittano, dei giovani soprattutto che se la cavano meglio, e comunicano e diffondono nella rete quello che sta accadendo quasi in tempo reale, le cose salienti che stanno accadendo quasi in tempo reale. Insomma, anche questo è un modo di comunicare e di rendere accessibile a tanti. Io voglio ringraziare le autorità presenti, non sono in grado di citarle o di citarle tutte, perciò non ne cito nessuno, ma vorrei ringraziare soprattutto il parroco di Cernusco, Don Ettore Colombo, che è qui in sala con noi, e che vorrei invitare al palco per rivolgerci un saluto e per stare con noi questa sera. Mi hanno riferito che lui ha desidera ascoltare, ma insomma noi un saluto lo gradiamo. Dunque, i cernuschesi sanno che lui è parroco, qui c'è un buio che i miei occhi non riescono a leggere, ma insomma parroco di Cernusco e vicario, mi pare che si dica, di quelle diavolerie che fanno adesso, che sono le unità pastorali, cioè queste federazioni di parrocchie, diciamo. E no, ma poi la cosa molto molto interessante è che per una dozzina d'anni, mi pare, è stato nella segreteria dell'arcivescovo, del cardinale Martini, dagli anni 90 all'inizio degli anni 2000, se non ricordo male le date. E anche lì compiendo un'esperienza accanto a una persona di grandissima statura, di grandissimo carisma, di grandissima importanza, ovviamente. Prego. Un semplice saluto, vediamo se funziona questo. Non so. Un saluto, un benvenuto a tutti, questa è la sala della comunità e della
parrocchia di Santa Maria Assunta in Cernusco sul Naviglio, che si è costituita in comunità pastorale ormai da qualche anno, dal 2007. Io sono responsabile, questo è il titolo ufficiale, della comunità pastorale, indegnamente ovviamente come tutti. La comunità pastorale è fatta da 3 parrocchie, non sono confederate le parrocchie nelle comunità pastorali, ciascuna mantiene la sua identità, tant'è vero che io sono parroco delle singole parrocchie. La cosa forse più bella è che si cerca di lavorare insieme, tra preti anzitutto, e non è una cosa facile, e poi tra preti e laici insieme, e poi tra i laici anche tra di loro, e forse anche tra i laici è abbastanza difficile lavorare insieme, molto più che tra i preti a volte. Sono contento questa sera di portarvi il saluto. Il motivo per cui sul foglio c'era scritto che davo un saluto finale era semplicemente perché questa sera la comunità pastorale sta facendo la seconda sera di esercizi spirituali in parrocchia all'inizio della Quaresima, e di solito li tenevo io gli esercizi, qualche anno ho chiamato qualcun altro a tenerli. La comunità pastorale permette anche di sentirsi liberi qualche sera da degli impegni, perché ci sono gli altri confratelli che prendono il posto, e quindi ho trovato uno degli altri miei confratelli che questa sera fa lui la meditazione, quindi si ritrovano in un'altra chiesa della comunità pastorale e noi questa sera abbiamo qui la possibilità di fare questo incontro. Ringrazio anche per quanto è stato detto. Io sono stato segretario dell'arcivescovo di Milano Martini dal 92 al 2002, gli ultimi 10 anni. Poi ho fatto in tempo anche a fare il segretario del Cardinal Tettamanzi, perché nel momento di passaggio sono rimasto lì anche per il primo anno e mezzo all'incirca. Se serve come biografia, sono anche cugino del Cardinal Colombo. E da ultimo... E da ultimo sono anche attuale segretario del Consiglio Presbiterale con il Cardinal Scola, quindi penso di averli fatti passare tutti. Grazie, grazie molto. Magari una seconda cugina a Buenos Aires un po' legata ai Bergoglio, no? Bene, adesso facciamo i seri. Allora, il professor Mauro Magatti, dico brevemente, insomma, chi legge il Corriere lo conosce come editorialista del Corriere della Sera. E poi, prima di questo, è un professore di sociologia, però con grande formazione economica e anche filosofica, diciamola così, non è serata da elencare esattamente i titoli, nell'Università Cattolica, dove è stato anche preside per un bel po' di anni, appunto, della facoltà di sociologia, e con molte presenze come visiting professor o simili all'estero. Io ho letto così sui profili, quello che c'è su internet bisogna crederci. Savorana è un giornalista, laureato in filosofia morale, che ha avuto esperienze in Rai International a New York, nella sala stampa vaticana, direttamente in Comunione Liberazioni, di cui anche attualmente è portavoce, e poi ha dedicato anni a questa grande lavoro, questa grande opera che ha prodotto. Una delle cose più interessanti che mi dicono essere capitate un po' ovunque in questi mesi di presentazioni, anche sui giornali, anche la televisione, dove Alberto è stato ospite più volte, ne do del lei, sì, nelle stesse serate ci dà del lei. Siamo da solo 35 anni. E non se ne riusciamo ancora a darci del tu, perché non... voglio dire, è stata questa, la non scontatezza, l'interesse, la curiosità, potrà sembrarvi una cosa persin banale, ma a mio avviso banale non lo è. Perché chi ha accostato questo libro, o comunque chi ha messo interesse sulla figura di Don Giussani, si è normalmente trovato di fronte anche a qualcosa di non previsto. E vorrei cominciare con la prima domanda proprio di questo genere al professor Magatti, cioè se la lettura di questo opuscolo di 1400 pagine, poi il resto sono fotografie, insomma, non è che inedite, ma fotografie, che cosa è stato per lei? Più un approfondimento, uno studio, una conferma di idee o una scoperta? L'incontro in qualche modo imprevisto con un testimone? O in altri termini, chi è il Don Giussani che lei ha incontrato, che ha visto emergere in questo libro? Da
intanto io mi sono concentrato sulle fotografie. Bene, questo mi fa piacere. Vorrei anche, adesso io posso dare il mio microfono a tutti perché Gesù ha insegnato la condivisione, cioè San Martino gli dà, però se si accende anche il suo di microfono forse aiuta. Si può? Sì, ci siamo. Ecco, grazie. Ecco, da un'analisi attenta delle fotografie, no, io non ho conosciuto Don Giussani personalmente, ho conosciuto nel corso della mia vita diverse persone che hanno vissuto l'esperienza del movimento e quindi sono portatore, se penso al mio passato, di diverse sensazioni nei confronti del movimento di CL, di Don Giussani, che erano filtrate un po' dalle persone che mi capitava di incontrare, da quello che leggevo sul giornale, poi da alcune amicizie che sono nate negli ultimi anni con alcune delle persone che hanno dei ruoli anche significativi dentro il movimento. E devo dire che il libro l'ho ricevuto come un'occasione per provare a capire, a domandarmi, io che non l'ho incontrato, chi sia stata questa persona che ovviamente, essendo partito, come dire, da un lavoro molto umile, come può essere l'insegnamento della religione in una scuola, quindi è una cosa molto tranquilla, molto quotidiana, apparentemente banale, ha messo in moto un processo che probabilmente, anzi certamente, nemmeno lui era in grado di prevedere, così imponente. E dunque c'è una domanda, mi restava una domanda, no? Come è stato possibile questa cosa? È chiaro che l'argomento polemico che spesso viene usato, no? È stato usato nei confronti dello stesso Giussani, del movimento, non poteva essere in grado di spiegare questa cosa. E nel libro, diciamo, ho letto questo libro, oltre che aver guardato le sue fotografie, cercando di vedere, di scorgere, al di là delle parole, delle frasi che lo componevano, qualche cosa che potesse aiutarmi a capire questo fenomeno, questo accadimento. E credo che Alberto sia riuscito nel rendere possibile anche in chi come me non ha conosciuto Don Giussani a cogliere alcune scintille che hanno acceso questi processi. Mi piace, l'ho detto prima citando, intanto fare questa sottolineatura, che se ci limitiamo agli ultimi 150 anni, perché poi la storia diventa più lunga, più complicata, ma nella Chiesa italiana, se in particolare si guarda il clero, si vede che le figure più interessanti, quelle che hanno lasciato un segno, quelle che ci ricordiamo e che abbiamo nel cuore, quelle che hanno fatto fare un passo in avanti alla Chiesa e in tanti casi alla società italiana, sono dei singoli preti, sono dei preti, sacerdoti che sono rimasti in qualche maniera fedeli al loro mandato originario, che non hanno, diciamo, aspirato alla carriera ecclesiastica, forse perché erano talmente presi da questo loro spazio di creatività che non hanno voluto lasciare. Posso citare Don Giussani, potrei citare Don Milani, posso citare Don Sturzo, posso citare Don Mazzolari, possiamo risalire fino a Don Bosco. Ecco, noi abbiamo un grande patrimonio nella Chiesa italiana di preti ordinari, diciamo.
che hanno fatto di questa loro ordinarietà un punto di profondità. Ecco, questa cosa intanto mi piace dirla in questo primo breve intervento, cioè nel cercare di leggere queste pagine, nel cercare di capire, vabbè, dico, non sarà stato per sbaglio, non sarà stata tutta una montatura, evidentemente, se tante cose sono accadute, che cosa aveva quest'uomo, qual era la scintilla che portava e come ha fatto a questa sproporzione tra il suo ruolo sociale, un prete, e il fenomeno che si è messo in moto, che, come dire, per me è già un indicatore prezioso, che bisogna andare a cercare anche quello che immediatamente non si vede, o anche quello che si è portati a non cercare. Ecco, il libro mi ha aiutato a scoprire alcune cose. Primo momento non le dico. Certo. No, mi veniva in mente, grazie professore, mi veniva in mente che proprio Giussani, in una frase riportata nella quarta di copertina, no, Alberto, tu potresti dirlo anche meglio, ma parlava proprio, tutto per me si è, ecco qui è più bella grande, tutto per me si è svolto nella più assoluta normalità. Me la richiama, non il resto lo leggete voi, insomma, me l'ha richiamata proprio questa sottolineatura della ordinarietà che diventa in qualche modo straordinaria. Alberto Savorana ha lavorato gomito a gomito con Don Giussani per molti anni. Quanti? Una ventina. Ecco, e poi per 5 anni si è messo a studiarlo. Io in qualche modo faccio anche ad Alberto la stessa domanda, e cioè, o perlomeno una domanda simile: che esperienza, che scoperta è stata per te? Cioè, non c'è stato in qualche momento, diciamo, il pensiero di poter approfondire, documentare, sistemare le fonti, fare una ricerca in qualche modo scientifica di un oggetto, tra virgolette, abbastanza già noto, perché 20 anni di collaborazione stretta, oppure invece sei rimasto preso in contropiede o è stata una grande sorpresa anche per te? È stata una grande sorpresa, perché io ho vissuto in qualche modo in questi 5 anni e mezzo di lavoro intorno alla vita di Don Giussani l'esperienza che Mauro ha accennato da lettore del libro, perché sono stati 5 anni e mezzo in cui io ho provato a capire, e non perché l'avessi immaginato io, ma perché mi era stato suggerito di fare questo. E io non volevo scrivere di Don Giussani, proprio per i 20 anni che ho vissuto con lui e la confidenza e la familiarità di cui sono fatto oggetto, non solo dal punto di vista lavorativo, ma anche personale, familiare, affettivo. Don Giussani ha segnato alcuni momenti decisivi della mia vita lavorativa, affettiva, familiare. E alla sua morte io ho fatto il proposito di non parlare di lui, di non occuparmi, per discrezione, pudore e per non apparire vanaglorioso. Infatti Achimi degli amici mi diceva che avrei dovuto trascrivere, raccontare tutto quello che ho vissuto, io rispondevo normalmente neanche morto. 3 anni dopo la morte di Don Giussani, a febbraio del 2008, a una cena, al termine, Don Carrón, che era il sacerdote spagnolo che Don Giussani aveva scelto come suo successore nella guida di CL, ha introdotto il tema della biografia di Don Giussani, dicendo che forse a 3 anni dalla sua morte era giunto il momento di cominciare a pensare a un primo tentativo di una vita documentata di Don Giussani. E poi si è girato verso il lato destro del tavolo, io all'angolo in fondo, e mi ha detto: Alberto, te la sentiresti. Io in quell'istante ho avuto chiarissima l'evidenza che in quell'invito c'era di mezzo qualcosa di misterioso, perché l'ultima cosa che io avrei voluto fare, il capo di CL, quindi non uno qualunque nel movimento, me lo proponeva, e quindi ho capito che si trattava di obbedire. Non sapendo da dove cominciare, perché non avevo mai scritto prima libri, al massimo qualche articolo di qualche pagina, sono tornato dopo qualche giorno da Carrón
e gli ho detto: scusa, e adesso da dove comincio? E ripensando a quel dialogo mi impressiona, perché l'ipotesi di lavoro è la stessa che ha descritto Mauro nel suo mettersi a leggere il libro. E lui mi ha detto: scusa, ti racconto come io e i miei amici nel seminario di Madrid più di 20 anni fa abbiamo cominciato a studiare la storicità dei Vangeli. Noi vivevamo un'esperienza così intensa, così piena, nei nostri anni di seminario e poi giovani sacerdoti, che a un certo punto è cresciuta in noi la curiosità di capire, di spiegarci di più come era cominciato tutto. Com'era possibile che un uomo vissuto e messo a morte 2000 anni prima fosse in grado di entusiasmare dei giovani di Madrid negli anni 80? Tu, mi ha detto, Alberto, sei nella stessa situazione. Tu vivi una bella esperienza. È significativo per te l'esperienza del movimento che vivi. Chissà quante volte ti è venuta la curiosità di spiegarti questa eccezionalità. Tu dicevi: un processo imponente che neanche Don Giussani poteva prevedere. L'imponenza dell'esperienza che fai ha un'origine. Comincia a studiarla. Immergiti nei dati, nei fatti, nelle circostanze della vita di Don Giussani. E questo ti consentirà di spiegarti di più questa imponenza, questa esperienza presente. E allora io, per prima cosa, ho raccolto tutto quello che ho trovato dal punto di vista delle fonti inedite, dei carteggi, dei documenti, delle testimonianze dirette di e su Don Giussani. Per 2 anni ho praticamente solo letto e schedato almeno 50.000 pagine di inediti. Tu domandi se è stata una sorpresa. È stato più che una sorpresa, perché io mi sono imbattuto in un Don Giussani che era infinitamente più ricco di facce, di dati, di elementi, di fattori, di quando stavo con lui, di quando lavoravo con lui, di quando collaboravo con lui ai suoi libri. E il dato per me più sorprendente, che può sembrare quello più scontato, ma questa immersione me lo ha fatto emergere in modo clamoroso, è che quello di Don Giussani è un cammino storico. Quell'umile prete ambrosiano è cresciuto come umile prete ambrosiano dentro un cammino storico della sua persona, fin da quando era bambino. Questo è il dato che è stato per me più sorprendente, cioè vedere come Don Giussani, che per tutta la vita ha parlato di sé, ha continuamente imparato da quello che gli accadeva, fin da quando era piccolo. Se quando ero piccolo mio papà, mentre andavamo per strada, non mi avesse stretto la manina dicendomi di buongiorno a chi incontravamo, io non avrei imparato il senso degli altri. E se la mia mamma, quando ero piccolo, rimboccandomi le coperte, non mi avesse detto: pensiamo ai poveri, pensa alla guerra in Cina, pensa a quello che è successo oggi in Giappone, io non avrei imparato il senso del mondo. E poi avanti. Se io non avessi ascoltato le lezioni del professor Gaetano Corti, se io non avessi sentito parlare di letteratura Don Giovanni Colombo, per me Cristo sarebbe rimasto al massimo oggetto di una devozione pia, pietosa. Non sarebbe stato una presenza nella vita. Tutta la vita di Don Giussani è questo concatenarsi di eventi, di circostanze, che hanno costruito passo passo la sua personalità. Questa è stata la sorpresa di Don Giussani per me, di reincontrare, di riconoscere nuovamente Don Giussani. Un uomo che, per usare una sua espressione tipica, ha vissuto intensamente il reale, per cui la realtà era continuamente provocativa alla sua vita di bambino, di adolescente, di giovane uomo, di sacerdote, di insegnante, di malato, di anziano, di uomo morente. Mai un istante in cui la vita non fosse per lui
la grande occasione per fare la sua strada. Per questo Don Giussani non aveva bisogno d'altro. Per questo, come i preti citati, non ambiva a cose superiori, non sognava carriere ecclesiastiche, non sognava riconoscimenti del mondo. E gli bastava quello che la realtà e la grande tradizione della Chiesa metteva nelle sue mani per fare la sua strada. Un applausino adesso ci sta. Sento Giuseppe in questo nostro dialogo. Adesso torno al professor Magatti e vorrei accompagnarlo a dirci quello che ci ha promesso, inquadrandolo anche un pochino storicamente, no? Savorana giustamente ci ha parlato di una storia che comincia fin dall'infanzia. C'è un altro momento storico molto importante ed è del giovane sacerdote Don Giussani, il dopoguerra e i primi anni 50. È una situazione in cui la DC ha vinto l'elezione del 48, l'Azione Cattolica ha 3 milioni di iscritti, le processioni sono piene, le chiese vanno tutti, insomma. C'è un cristianesimo, un cattolicesimo italiano che sembra in grande spolvero, no? E la preoccupazione prevalente, l'attenzione prevalente era, come dire, la sua gestione organizzativa, era tenere al meglio l'organizzazione di questa immensa massa di fedeli dal punto di vista morale, non andare ai cinema cattivi, dal punto di vista sociale, impegnarsi nelle acque del sindacato cattolico, dal punto di vista politico, impegnarsi nella DC. E in questo contesto, in cui l'unico nemico sembrava essere Stalin, il comunismo sovietico, Don Giussani, con i fatti, con il giudizio e con i fatti, anche con le decisioni che prende nel suo muoversi, dice: no, questa cosa, questa fede non regge, se è così non regge. E naturalmente qui viene fuori un elemento che io credo al professor Magatti interessa molto, cioè che cosa lo porta a dire così e qual è il punto di attacco diverso alla situazione che Don Giussani rivela fin dal suo umile lavoro di insegnante di religione. Sì, raccontavo prima a tavola che io mi sono ritrovato, non avendo frequentato il movimento e non conoscendo personalmente Don Giussani, 7-8 anni fa, una decina di anni fa, anche meno, ad arrivare attraverso il lavoro che faccio, cioè l'analisi del modo in cui viviamo e delle condizioni nelle quali la vita sociale si produce oggi, ad accorgermi che su alcuni aspetti ciò che io trovavo a partire dall'osservazione dei nostri comportamenti trovavano una corrispondenza, una vicinanza in alcuni punti che alcuni amici che nel frattempo mi era capitato di conoscere mi raccontavano del modo di pensare, di vedere la fede, la condizione umana contemporanea da parte di Giussani. E questa, diciamo, convergenza che mi ha incuriosito. Attorno a che cosa? Quali sono i punti di questa convergenza? Beh, appunto, Don Giussani ha vissuto, come si stava dicendo adesso, tutto quel percorso che comincia negli anni 50, passa attraverso gli anni 60, 68, la crisi degli anni 70 e poi gli anni 80 con le sue incertezze e poi arrivare fino agli anni 90, i primi anni del 2000. Ha colto un punto, secondo me, fondamentale, che noi viviamo sempre di più, e vederlo 40 anni, 50 anni fa, credo che sia stato un atto di grandissima intelligenza e di grandissima lucidità. La fede e il mondo contemporaneo ha di fronte la sfida del nichilismo. Cioè noi abbiamo, diciamo così, ciò che costituisce, diciamo, l'antagonista nel modo in cui
dobbiamo pensarci come cristiani e poi eventualmente come educatori, come maestri, come religiosi. Cosa vuol dire che la realtà perde consistenza? Faccio un esempio molto semplice perché sennò la cosa sarebbe lunga, no? Cioè, due persone, cioè, che senso ha sposarsi con un'altra persona? Cioè, chi è mia moglie? Cioè, mia moglie è qualcuno così, un atomo, un aggregato di atomi che ho incontrato per sbaglio un certo giorno, che poi a un certo punto abbiamo fatto l'amore, sono nati dei figli, e poi, cioè, oppure il fatto che io abbia incontrato una persona, mi sia legato a questa persona, abbia deciso di fare un pezzo di vita insieme, poi da lì possono essere nati dei figli, cioè quella presenza, che spessore ha quella presenza lì di realtà? È una presenza, come dire, è quella leggerezza insignificante nella quale siamo finiti tutti, oppure il fatto che a un certo punto questa persona diventa mia moglie gli attribuisce un peso di realtà, una sostantività che dà senso anche alla mia vita? E come si fa a restituire questo peso, questo senso alla realtà? Ecco, io credo che se noi guardiamo il modo in cui viviamo tutti quanti, il modo in cui sono portati a vivere i nostri figli, ecco, io credo che si faccia una gran fatica a credere che la realtà abbia uno spessore, abbia una profondità. Ecco, Don Giussani, secondo me, io gli riconosco, e nel libro questa cosa emerge con grande chiarezza, gli riconosco il merito di aver capito che questo processo di disgregazione, questo processo di frammentazione, questo processo di spappolamento, questo assottigliamento della realtà è il vero nemico della fede. E messa così, allora si capisce perché il tema di Giussani, che è un po' singolare nella tradizione cattolica, non è tanto frequentato, anche questo è un punto molto importante, perché il tema di Giussani diventa quello della libertà. Perché, come dire, nel secondo dopoguerra, no, in quel contesto, gli anni 50, poi soprattutto gli anni 60, la nascita della società dei consumi, del benessere, poi 68, gli studenti, no, l'accesso alla cultura, l'accesso all'istruzione di massa, affiora esattamente la questione della libertà come un'esperienza di massa, come un'esperienza quotidiana, come un'esperienza di tutti. E molto prima di altri, anche questo credo che sia giusto, e io mi sento doverosamente di riconoscere da Giussani, ecco, molto prima di altri lui ha riconosciuto che tra questo processo di nichilismo avanzante e l'esperienza della libertà si giocava il destino della fede, e poi il destino anche della cultura occidentale, alla fine, diciamo così, no? Per questo, come dire, aver messo al centro dell'esperienza religiosa il tema della libertà credo che sia un grande atto di coraggio, soprattutto allora, dove la preoccupazione era un'altra. Certo, credo correndo dei rischi, ad esempio, visto che non mi piacerebbe, diciamo così, adesso, e non, credo non piacerebbe neanche a Giussani, che ci vede da un altro punto di vista, no? Che gli facciamo un racconto geografico. Credo che a lui non l'ho conosciuto, ma quel poco capito mi sarebbe piaciuto. Ecco, allora, quindi non è che tutto è meraviglioso, tutto straordinario, questo accento sulla libertà probabilmente ha calcato molto la mano su una dimensione individuale. Cioè, come dire, ma era la temperie del tempo che lo portava lì, perché era il momento in cui questo tema del soggetto stava venendo fuori, e quindi, come dire, questa concentrazione
probabilmente vista da adesso anche eccessiva, come dire, sull'io, che ritorna come un tema molto presente, come questa centralità, come dire, della coscienza personale, che naturalmente è centrale, ma che qualche volta appare, come dire, quasi in un eccesso, almeno in alcuni discorsi, forse un eccesso di isolamento, si comprendono perché era una sfida nuova, soprattutto per il mondo cattolico italiano, che invece era abituato a star dentro, come dire, dei contesti relativamente protetti, dove il mondo cattolico aveva le sue, stava dentro dei flussi di tradizione e tutto, come dire, stava abbastanza ordinato. Da questo punto di vista, l'interpretazione di Giussani è chiaro che doveva creare anche nel mondo ecclesiale reazioni e smarrimenti e, diciamo, entusiasmi e anche titubanze, diciamo così. Quindi anche questi fenomeni poi che si sono prodotti, anche di tensione, di problematicità con altri movimenti o altre realtà cattoliche, credo che debbano essere ripensate e riviste con la serenità giusta che deve essere data ai fatti storici, perché appunto lui si poneva su un punto più esposto, più vicino a quella che era l'esperienza dei giovani, dei ragazzi di quel tempo, anche probabilmente, ma credo che anche questo facesse parte del personaggio, correndo dei rischi, sapendo che stava correndo dei rischi, diciamo così. C'è un punto anche che mi piace sottolineare, che qui lo citavo prima, che secondo me io coglievo nelle mie ricerche e che si vede molto bene in questo tentativo di rispondere da parte di Giussani alla crisi che vedeva arrivare anche nel mondo cattolico italiano, che è il tema dell'esperienza, il tema dell'incontro. Qual è l'idea di libertà che si è affermata poi negli anni 70, 80, 90 e così via? L'idea di libertà come apertura. Noi ci concepiamo, ci siamo sempre più chiaramente concepiti, in quanto liberi, noi ci pensiamo liberi in quanto siamo aperti. Cioè, mentre mio padre e mio nonno è nato nel 1900, mio padre nel 1921, si concepivano liberi in quanto erano in grado di fissarsi degli obiettivi, non so, realizzare, mettere su una famiglia, piuttosto che poi tirare grandi figli, raggiungere un certo benessere, naturalmente in un impasto di senso, di materialità. Ecco, mentre dopo quella stagione in cui la libertà coincideva con darsi degli obiettivi, è venuto un tempo, a partire dagli anni 70-80, Giussani secondo me l'ha visto prima, in cui l'idea di libertà non si è più concepita così. Cioè, dire oggi che ha obiettivi, tu vai in giro, la gente non sa neanche dove sta andando, fondamentalmente. La gente ti dice che l'importante è avere sempre un futuro verso cui andare incontro e verso cui rimanere aperti. Per cui, ad esempio, perché i ragazzi oggi proprio non riescono nemmeno a concepire il matrimonio? È proprio fuori dal loro ordine di pensiero. Perché se tu concepisci la libertà come apertura, come incontro di qualche cosa che ti capita, come fai a decidere di sposarti? Cioè, come fai a impegnarti con una promessa di amore nei confronti di un'altra persona, che significa che nel momento in cui, questa è la mentalità corrente, nel momento in cui tu decidi di legarti a questa persona, è chiaro che di conseguenza, tra virgolette, dovrai rinunciare a tutte le altre magnifiche occasioni, diciamo così, per così dire, che ti potrà riservare la vita. I ragazzi non si sposano non perché non si fidano dell'altro, perché non si fidano di loro stessi. Cioè, io come faccio a esserti fedele, a sapere che tra 10 anni ti sarò fedele, che io non ho la minima idea di quello che mi succederà tra 10 anni? C'è una libertà come apertura che poi diventa assurda, perché ci si apre a qualunque cosa ti venga incontro. Ecco, Giussani secondo me ha colto il punto. Cioè, la nostra condizione, noi viviamo una condizione contemporanea in cui questa disposizione all'apertura non è in sé sbagliata,
ma diventa assurda se diventa vuota. Lui lo dice, no? L'esperienza della fede non è l'esperienza di una chiusura, che è il movimento sbagliato, ma è il movimento dell'apertura che non si consegna al nulla del nichilismo, appunto, all'incontro casuale e senza giudizio di qualunque evento ti possa capitare. Ecco, questo non so se capite il punto, questo per me è un punto importante. La fede è apertura, anche a ciò che non si conosce, anzi, a ciò che non si conosce. Chi perde la sua vita la trova. Ma questa apertura non avviene nel nulla del nichilismo, ma questa apertura avviene dentro il senso della fede, che ti dà la capacità anche di giudicare ciò che incontri e di capire che la libertà non si ferma all'apertura, ma si ferma alla risposta e al senso che tu puoi attribuire all'evento, all'incontro. E qui ci fa tutta la differenza, no? E questo secondo me è un punto importante, cioè quello che sto cercando di dire è che Giussani ha capito un movimento fondamentale del nostro modo di porci come uomini e donne libere nella contemporaneità. E invece di controbatterlo, cioè di dire no, questa apertura è sbagliata, bisogna essere chiusi, bisogna moralisticamente evitare di andare incontro all'avventura della vita, ecco, per me il suo tentativo, ciò che apprezzo, con tutti i rischi e gli sbandamenti, non tanto suoi, del movimento, tante cose, diciamo così, sta nell'aver capito che quel movimento non è in sé sbagliato, ma il problema è come viene fatto quel movimento, dove ci si ancora per fare quel movimento, che capite è una bella prospettiva, è una prospettiva completamente diversa rispetto a una tradizione, a una tradizione e a un insegnamento religioso che invece in qualche modo ha paura dell'apertura. Ecco, io credo che in questa maniera Giussani sia stato profetico e da questo punto di vista e che ci abbia consegnato un patrimonio che richiede di essere ripreso, di essere approfondito, di essere capito, di essere sviluppato, anche perché quel processo che lui aveva visto cominciare negli anni 50-60 è andato avanti, cioè la sfida di un tempo nichilistico non è diminuita, è addirittura aumentata, cioè, dire, ciò a cui ha cercato di rispondere Giussani oggi è la sfida è ancora più alta. E quindi per citare Mahler, dato che la tradizione non è l'idolatria delle ceneri ma la riattivazione del fuoco, ecco, io spero che ci sia questa capacità anche dentro il movimento, non tanto di idolatrare delle ceneri, ma di ridare vita a quel fuoco che ha animato l'esperienza con Giussani. Ho scoperto che meno uno è sopra, c'è un'altra sala con gente che ci segue, giusto? Bello. E Alberto, visto che abbiamo avuto prima il saluto del parroco, ma non solo visto quello, insomma, che ha lavorato con il Cardinale Martini a lungo, nel tuo libro, nella parte in cui si descrivono i rapporti tra Giussani e Martini, a un certo punto tu riferisci, lo dico a senso, del Cardinale Martini che una volta disse a Giussani, o forse più volte, dice guarda tu, di qualsiasi cosa parli, qualsiasi discorso tu faccia, gira e rigira, torni sempre su un punto, su un chiodo fisso, che è l'incarnazione. E appunto, in quasi tutte le cose, si può dire che sia questo un punto centrale della peculiarità del carisma di Don Giussani? Cioè la costante, diciamo, certa con cui ha affrontato l'apertura, il rischio dell'apertura di cui parlava
professor Magatti, adesso, che se non ho capito male coincide quasi in qualche modo con la realtà. Cioè, l'accettare di correre la sfida di questa apertura e non, come dire, non trincerarsi, non arroccarsi, non fare il reazionario, insomma, che blinda un'antica forma immaginando di preservarla in eterno, è un po' come, sarebbe un po' come mettersi, anzi, proprio una cosa che Giussani diceva, no? Mettersi il gomito davanti agli occhi per ripararsi dalla realtà. Insomma, la domanda è: l'incarnazione è un punto centrale per Don Giussani e per il rischio di questa sfida? Non è un punto centrale, è il bel giorno. In questo senso la storia biografica di Don Giussani è decisiva ed è quello che può aiutare a comprendere di più quei fattori, quegli elementi che tu, Mauro, hai identificato e che in qualche modo identificano la modernità. Il tema dell'io, del soggetto, della libertà, l'apertura, che finiscono tutti in qualche modo in questo epilogo tragico del nichilismo. Giussani dirà nel 1995 che bisogna ingaggiare una lotta accanita al nichilismo, che è il vero nemico, molto di più dello scetticismo, perché il nichilismo è la negazione di qualunque evidenza del reale. Giussani è cresciuto nella modernità. C'è un dato della sua storia personale che per me è stato molto significativo, ho trovato poi dei riscontri negli archivi del seminario di Venegono, in documenti che ho potuto vedere. E Don Giussani raccontava a 13 anni di essere andato in crisi, in seminario, perché nulla gli sembrava adeguato a quell'emergere di interrogativi, domande, desideri della sua età d'adolescente, e non trova alcun compagno adeguato di questo suo itinerario religioso se non un simbolo della modernità, Giacomo Leopardi. Dirà che per un'estate fuggì idealmente con lui leggendo tutte le sue opere poetiche che erano in biblioteca e in seminario, perché nulla gli sembrava esprimere più adeguatamente quell'ansia, quel desiderio, quell'apertura all'infinito che è il cuore di Leopardi. Badate bene che tutti a scuola abbiamo studiato come il nichilista, pessimista cosmico, razionalista, negatore di Dio. Don Giussani, sotto tutta questa immagine, a 13 anni coglie qualcosa di più radicale. E i registri del seminario segnalano in quell'anno, in solo quell'anno, uno squilibrio, una crisi nel giovane chierico, nel seminarista. Don Giussani, fin da adolescente, sente questa sproporzione tra la sua umanità e la realtà che sembra non corrispondere a questo. Finché, un anno e mezzo dopo, quasi un paio d'anni dopo, un suo professore in prima liceo entra in classe, apre il Vangelo di San Giovanni e comincia a leggere il prologo. In principio era il verbo era Dio, il verbo era presso Dio e il verbo si è fatto carne e abita in mezzo a noi. E il giovane Giussani dice: guarda un po', Leopardi è stato 1800 anni dopo profeta di Cristo, perché Cristo si è posto nella storia come la risposta alla domanda che agita il cuore dell'uomo di qualunque epoca. Giussani dirà: quello per me fu il bel giorno. La risposta alla sua domanda, a uno squilibrio che addirittura alla fine del suo liceo identificherà come il rischio di una terribile disarticolazione tra le idealità pure del seminarista e quello che le conoscenze e le materie di studio provocava in lui, quella che Ratzinger molti anni dopo chiamerà la frattura fra il sapere e il credere. Giussani dirà: la mia vita è stata letteralmente investita da questo bel giorno. Questa è la risposta che Don Giussani rintraccia nella sua vita, appunto, non come un controbattere, ma come la sorpresa di qualcosa, di un fatto che ricostituiva il suo rapporto con la realtà,
La realtà è, da quel giorno torna ad avere per Giussani il suo peso specifico, e lui lo descrive con un'espressione, e dirà: da allora l'istante non fu più banalità per me. L'istante, non i grandi eventi, non le grandi circostanze, non le grandi decisioni, ogni singolo istante, perché ogni singolo istante si caricava di senso, tornava ad essere segno, fattore che introduce a un rapporto col tutto. Tutta la vita successiva di Don Giussani è un continuo approfondire questa scoperta dei suoi 15 anni. Questo, a mio parere, lo ha reso acuto nel percepire la sfida del tempo, i segni dei tempi, direbbe Giovanni XXIII. Perché per lui il cristianesimo si afferma nella sua vita come risposta al suo bisogno umano esistenziale. Per questo io sono molto d'accordo quando tu hai sottolineato una delle parole chiave di Don Giussani, l'esperienza. Io sono convinto che questa dell'esperienza è uno dei contributi che Don Giussani ha dato alla vita cristiana e alla vita degli uomini tout court, perché l'esperienza è un dato umano che Don Giussani ha approfondito, scoperto e formulato dall'interno della sua fede. Questo continuo paragonare tutto quello che gli capitava con quelle che lui chiama le esigenze e le evidenze elementari, che sono desiderio di verità, di bellezza, di giustizia, di felicità. E Don Giussani ha sempre invitato a fare, ha rischiato così tanto sulla libertà, è vero, lui diceva di aver rischiato tutto, di aver giocato tutto sulla libertà pura delle persone. E quanti rischi ha corso con noi? E quante che ne abbiamo combinate? Ma Don Giussani preferiva una libertà, non è per fare paragoni eccessivi, quando Papa Francesco dice che preferisce una chiesa incidentata che una chiesa malata, cioè chiusa, credo che ci sia qualcosa di affine. Don Giussani era ben consapevole del rischio che correva scommettendo sulla persona, quando quasi lo grida in un pezzetto del video, la persona. Per Don Giussani la persona è il vertice della realtà. Ma Don Giussani non vuole una persona chiusa o una persona che gli vada dietro secondo un principio di autorità in modo clericale. Vuole che la persona verifichi nella sua esperienza, personale, se quello che lui porta è di aiuto per vivere. Quando entra al Bercher, ricorda, disse: ragazzi, io non sono qui per convincervi delle mie idee, ma per insegnarvi un metodo per cui voi possiate verificare se quello che vi dico e quello che vi dicono anche gli altri professori è vero, cioè corrisponde alle esigenze della vostra umanità. E Don Giussani ha combattuto tutta la vita, e da questo punto di vista è stato il più accanito critico del movimento, prima CS e poi CL, perché non si è mai accontentato che le persone lo seguissero perché era il capo o perché aveva ragione, e ha sempre richiamato, quando continuamente, quante volte abbiamo scivolato su una scontatezza, su una ovvietà dell'esperienza cristiana, correggendo continuamente il tiro, richiamando sempre a questo bel giorno che è l'unico contributo che il cristiano dà al mondo, cioè la strada per la soluzione del problema umano. Questo è anche in qualche modo il suo genio educativo. E come Don Giussani si accorge di questo? Questo è un altro dato che per me è stato molto significativo e identifica quello che a mio parere è stato uno dei momenti in assoluto di svolta della vita di Don Giussani, in tutti i sensi, anche professionali. Se ne accorge nei mesi del 1951,
dopo essere stato malato e fuori gioco per almeno 4 anni, dopo l'ordinazione, riprende a studiare e insegnare in seminario, il sabato e la domenica viene destinato a una parrocchia del centro di Milano. E un certo giorno del giugno del 51 entra in chiesa un ragazzo, si inginocchia e dice: guardi, io non volevo, ma ho qui dietro di me mia madre che insiste, perché dice che siccome ho la maturità al liceo Beccaria classico devo confessarmi. Comunque guardi, è inutile che discutiamo, perché io non ci credo più, anzi le dico che per me l'ideale dell'uomo è il Cappaleo dantesco, questo gigante che Dio ha incatenato all'inferno e che dice a Dio: tu, io non mi posso liberare di queste catene, ma tu non mi puoi impedire di bestemmiarti e io ti bestemmio. Don Giussani al termine di questo sfogo avrebbe potuto contrattaccare accusandolo di bestemmia, di blasfemia, facendogli una lezione di dottrina cattolica, e invece gli lancia una sfida, come era solito fare, gli fa una domanda e gli dice: ma mi scusi, ma quel Dio, quell'infinito che lei bestemmia, non sarebbe più bello amarlo? Gli restituisce la palla della sfida, sfida il suo cuore, essendo certo che l'uomo non è fatto per odiarlo, ma per un amore. Il ragazzo se ne va, torna dopo 1 mese e mezzo e dice: guardi, non so com'è, ho ricominciato ad andare a messa, perché la sua domanda mi ha roso dentro per tutta l'estate. E confessando quel ragazzo, confessando altri ragazzi, suoi coetanei di quella parrocchia, Don Giussani si accorge, in questo c'è qualcosa di profetico, possiamo dire, perché appunto nella Milano del 1951 Don Giussani si rende conto di un dato, che a quei ragazzi che sono profondamente cattolici per tradizione, per la famiglia, per l'oratorio, per il catechismo che hanno frequentato, in quei ragazzi quella tradizione non è diventata convinzione, cioè non è diventata un'esperienza personale, e ha l'intuizione a riguardo del metodo e dice: questi ragazzi sono disarmati, perché si confessano e spiegano a Giussani che quando i professori parlano male dei preti, della chiesa, della religione, loro non sanno cosa rispondere. Questi ragazzi non è stato insegnato un metodo che facesse scoprire loro la pertinenza della fede, della proposta cristiana, alla loro situazione esistenziale, alla condizione in cui erano nei licei di Milano del 1951. Qui nasce la sua percezione che l'emergenza educativa è il problema del cattolicesimo e dell'Italia, 1951, e dice che forse al paradiso della teologia bisogna preferire il purgatorio della vita tra i giovani, e inizia una strada che poi lo porterà dopo 3 anni a insegnare al Brescia, con un unico interesse, quel punto che il Cardinal Martini riconosce in Don Giussani: da qualunque parte tu la prendi, finisci sempre lì, l'incarnazione. Don Giussani dice: abbiamo cominciato così al Brescia, parlando di Cristo, ma non di un Cristo astratto, non di un Cristo oggetto di una devozione pia, non un Cristo oggetto di un ricordo di un grande che ha fatto la storia, ma di Cristo vivo e palpitante nelle carni del proprio pensiero e della propria azione, cioè di un Cristo che risponde all'esigenza umana. Per Don Giussani non è possibile separare Cristo dall'umano che è venuto a svelare, a restituire a se stesso. Per questo Don Giussani, quando ingaggia la lotta col nichilismo, non lo fa con armi dialettiche, non lo fa con teorie filosofico-intellettuali, ma rimettendo nelle condizioni le persone di fare un'esperienza cristiana, cioè l'esperienza della realtà, così come l'incontro cristiano restituisce la realtà. Quando nel suo libro più famoso, Il senso religioso, dice: adesso provoco la vostra immaginazione, provate a pensare di nascere adesso, alla vostra età,
uscire dal ventre di vostra madre con la coscienza che avete adesso, mi dice, con la coscienza dei 20 anni. La cosa più scontata, talmente scontata che sembra non avere più consistenza. E che invece per Don Giussani è l'unica arma, l'unico alleato per un cammino umano. Infatti per lui la lotta al nichilismo è un'esperienza. È un'esperienza nuova della realtà. Nell'86 dirà, parlando dell'effetto Chernobyl dopo la distruzione della centrale nucleare, e dirà: siamo in un'epoca in cui non c'è più alcuna evidenza reale, eccetto la moda, che è lo strumento del potere, per ridurre il desiderio, cioè questo rapporto originale dell'io, del soggetto, con il reale, con le circostanze. Questo è la centralità dell'incarnazione. Non è uno slogan, è la scoperta che Don Giussani fa da ragazzo e che non abbandonerà per tutta la vita, dell'unico che è in grado, dirà lui, Cristo è l'unico che si prende a cuore tutta la mia umanità. Questo è lo spessore storico della fede cristiana. Togliete questa storicità e non c'è più la fede cristiana. Non c'è più l'avvenimento cristiano così come ce lo consegna la tradizione. Pensando a quanto dicevi e al tema dell'apertura di prima, mi è venuto in mente un commento dei tanti che sono stati fatti sui quotidiani, ma insomma, se mi permettete, ne leggo un pezzettino di Ceccarelli sulla Repubblica, che dice: colpisce il numero e un po' pure la qualità delle persone, per nulla affatto vicine a CL, che avevano piacere di averlo avuto come insegnante. O lo andavano a sentire, o gli scrivevano, gli facevano gli auguri, insomma, con cui aveva un rapporto. Da Giuliano Pisapia ad Aldo Moro, da Gian Enrico Rusconi a Claudia Mori, che fa rima con Aldo Moro, da Horowitz a Ionesco, da Gherardo Colombo a Riccardo Muti, da Carlo Caracciolo a Ezio Mauro, questi perché sono i suoi datori di lavoro, ma insomma comunque è vero, Alberto si ricorda bene, Caracciolo ci diede un passaggio una volta che non avevamo i soldi per il taxi all'aeroporto di Roma, insieme eravamo. Per non dire atei, rabbini e monaci buddisti. Così, lungo un'intera esistenza piena e felice, scorre questo lungo ricordo che è un dono di coscienza, eccetera, eccetera. Però, cioè, questo è, diciamo, un'apertura, abbiamo detto, al rischio della libertà, un'apertura anche all'incontro veramente su scala. Adesso parlo col sociologo, con l'esperto, lo studioso di globalizzazione, cioè. Anche Comunione e Liberazione nasce, diciamo, proprio nell'humus del cristianesimo italiano, anzi lombardo, ambrosiano, e per tanti anni rimane un fenomeno italiano, salvo qualche presenza, ma insomma per un trentennio rimane sostanzialmente così, e poi invece si espande, attecchisce in tanti paesi del mondo, in situazioni, in culture, in realtà assolutamente distanti, no? Dal Sud America al Giappone, dall'est europeo agli Stati Uniti. Come vede, come interpreta questo fenomeno rispetto alla natura dell'esperienza che Don Giussani ha promosso? Ma prima, adesso rispondo subito a questa domanda, magari anche con un po' di provocazione. Però prima faccio una sottolineatura, perché mentre parlava Alberto, tutti noi abbiamo studiato alle scuole superiori, no? Che la modernità nasce, uno dei fatti che fa nascere, una delle vicende che fa nascere la modernità è, come dire, la scoperta del metodo scientifico e quell'importante, naturalmente, passaggio che passa attraverso l'esperimento, e ci siamo convinti che l'esperimento sia il modo attraverso cui sia possibile avere una conoscenza che noi consideriamo certa. Ecco, sottolineo solo il fatto che la parola esperimento è la stessa matrice della parola esperienza,
Ed è come se nel corso della modernità noi avessimo progressivamente perso fiducia nell'esperienza. Cioè, un conto è scoprire che tu conosci un pezzo della realtà attraverso l'esperimento. Un conto, ed è quello che ci è un po' accaduto, pensare che l'esperienza non ha niente da dirti e non ti insegna nulla, sono due cose totalmente diverse, no? Ecco, noi, come dire, questo slittamento si è prodotto nel corso della storia, l'esperienza diventa un fatto puramente soggettivo e dunque sprofonda in una inconsistenza drammatica, e questo, come dire, è veramente una sorta di virus, no? Che penetra profondamente la nostra cultura. Ecco, aver riproposto la centralità dell'esperienza significa suggerire, come diceva adesso molto bene Alberto, che l'esperienza è un luogo fondamentale del rapporto con noi stessi, con la realtà, con l'esistenza. E questo però, come dire, è un punto centrale, no? Perché io, come dire, vivendo nel tempo, adesso arrivo alla domanda un attimo, però questo è un punto importante, cioè io, è come se per me, io andando per le strade, delle volte quando mi capita, quando sono a casa, all'università, cioè mi sembra che proprio riecheggi la domanda fondamentalmente che Nietzsche alla fine del Novecento pone a sua mamma, perché sapete che Nietzsche rimane orfano da bambino, da ragazzino, viene cresciuto in questa comunità protestante molto rigida, è diventato grande, sviluppa tutta la sua filosofia e fondamentalmente lui dice, pensando a sua madre, dice, vabbè, tu, è la sua comunità religiosa protestante, dice, tu, voi parlate di queste cose, parlate di giustizia, di fraternità, di amore, no? Io dico che tutte queste sono delle balle, sono delle parole vuote. Io so una cosa, la so con certezza, che io sono volontà di potenza, voglia di vivere, desiderio di toccare l'esistente. Io di questo sono sicuro, di questa mia volontà di vita. Se tu mamma, se la tua comunità, se voi cristiani dite che l'amore, la fraternità, la giustizia, se tutte queste cose voi dite che sono vere, fatemele vedere, molto semplicemente. Ecco, noi viviamo in un tempo in cui questa domanda, noi non possiamo sfuggire a questa domanda. E la fede nel Novecento e ancora di più nel XXI secolo, è che per questo il tema dell'incarnazione e poi della testimonianza è centrale, perché viviamo in un'epoca, tra l'altro in questa transizione, in cui non è possibile fare dei discorsi attorno, come dire, alla fede, alla religione. Sì, c'entra, naturalmente sono importanti anche i discorsi, noi stasera qui stiamo facendo un discorso evidentemente, però la fede si salva, si può salvare solo se è in grado di rispondere a quella provocazione di Nietzsche. Se uomini e donne nella loro concreta esperienza, nella loro vita, hanno non come una sovrastruttura, diciamo, ma come una loro esperienza profonda che sono in grado di riconoscere, di comunicare, di trasmettere, fanno questa esperienza della verità di qualcos'altro oltre la volontà di potenza. E per questo l'esperienza è così preziosa. È un punto così centrale, diciamo così, sia nella vita di ognuno di noi, sia per una comunità e poi sia dal punto di vista culturale. Ecco, come dire, per tornare un attimo alla tua domanda, da una parte, come dire, è chiaro che tu hai fatto un assist, allora io colpisco di testa e faccio gol. Cioè la risposta è, dato che Giussani... C'era anche il Cominardo Nicolai che colpiva di testa ma insaccava nella propria rete, giocava nel Cagliari. Dato che abbiamo detto, e come dire, io ho
la possibilità qui di dare questa testimonianza avendo fatto un percorso strano e non quello ortodosso, diciamo così, di chi ha fatto parte del movimento di scienza. Dico, dato che li stiamo riconoscendo, e credo che sia un riconoscimento che gli va dato in quanto uomo che ha vissuto il Novecento e ne ha elaborato, come dire, un'interpretazione. Dato che abbiamo detto questa sera che Giussani coglie alcune dinamiche fondamentali dell'esperienza umana, non mi stupisco per nulla del fatto che questa proposta abbia trovato in tanti luoghi di un mondo che conosce questa, il modo di vita, le problematiche di cui ho parlato stasera cominciano ad essere le stesse in tutto il globo, non mi stupisce che questa proposta arrivi anche molto lontano e colga il punto che ha colto, come dire, qui. Ecco, io però ribalto, se mi permettete un po', diciamo così, per in amicizia, cioè io credo che invece il problema ci sia stato nell'esperienza, come dire, in una sorta di sovraccarico dell'esperienza cellina, diciamo così, nella vicenda lombarda, diciamo, quest'area, diciamo così. Ecco, come dire, che lì ci sia stato un punto che, leggendo il libro di Alberto, vedevo che in vari momenti Don Giussani si incavolava, e qui ce ne sono degli assaggi, no? Perché è chiaro che il tema dell'esperienza poi scappa via sempre. Cioè, il bello e il brutto dell'esperienza, che certamente è comunicabile, sull'esperienza si deve riflettere e se ne può parlare con gli altri e può essere, come dire, poi il punto fondamentale per l'opera educativa. Ma nello stesso tempo l'esperienza non può mai essere inscatolata. E questo è un punto difficile da assumere. Ecco, io credo che in un giudizio che evidentemente non è qui in nessuna maniera il caso di dare, con le luci e le ombre poi dell'esperienza milanese lombarda di CL, che con questa crescita così veloce del movimento, no? Ecco, che in un certo senso, come dire, questa vicenda sia stato un problema per, come dire, per una crescita così rapida, per lo stesso contenuto che Giussani aveva cercato di esprimere e che dunque, appunto, conoscendo alcune dinamiche della capacità di CL di reimpiantarsi, trovo che sia molto, sia comprensibile perché questa cosa avviene più facilmente altrove, e come invece sia stato difficile mantenere l'equilibrio dell'esperienza laddove CL ha avuto così successo. Ecco, che questo sia credo che debba essere una riflessione che, visto che qui stiamo parlando tra persone che molte di voi certamente hanno fatto parte di questa vicenda, ecco, vi domando, no? Come si fa a mantenere vivo il punto dell'esperienza di cui stava parlando Don Giussani, e quanto invece il successo anche del movimento non ha rischiato poi, come dire, paradossalmente, di sterilizzarlo quel punto lì, e nel momento in cui lo sterilizzi ti esponi poi anche a tutta una serie di problemi. Questo è un controassist perché ha formulato meglio la domanda che avevo in mente di fare. Tu hai citato Chernobyl, cioè Giussani è stato uomo da intuizioni folgoranti a volte, no? Questa di Chernobyl, dice, i giovani di oggi hanno subito un Chernobyl dell'animo. Ma anche di contropiedi micidiali, no? Contropiedi micidiali rispetto a fenomeni, spinte, situazioni, esperienze che il movimento, alcune le ricordo anch'io bene, aveva vissuto pur con le migliori intenzioni, ingrossando la sua esperienza. Ci sono stati dei momenti in cui l'esperienza si è ingrossata per spinte le più diverse, ricordo, non per farla mal cor, ma insomma la metà degli anni 70, una certa assenza del mondo cattolico sullo scenario pubblico, in grandi battaglie, quindi una sovraesposizione di impegni, e poi dopo nel 76 Don Giussani, che certamente non era uomo da ritirarsi dalle sfide sociali e culturali che implicavano
la fede, però richiamare il movimento tutti fortemente dicendo che ci stavamo perdendo nella progettualità e non nell'ancoraggio a quella che chiama presenza, ma non presenza come attivismo, presenza come eccetera, no? E poi altre volte successivamente. Ecco, vorrei che, rispondendo anche soprattutto alla provocazione insomma alla questione sollevata dal professor Magatti, Savorana, oddio. L'unica modalità possibile per rispondere alla sfida di Nietzsche. Io sono convinto che Giussani, senza averlo tematizzato, risponde a Nietzsche. Lui risponde a un'altra sfida di Nietzsche che, appunto, uno, non ci sono più fatti ma solo interpretazioni. E l'altra cosa che lui vorrebbe vedere, appunto, sulle facce dei cristiani, il fatto di essere salvati. Invoco la testimonianza, perché tu dicevi che non è possibile di fronte alla portata, perché in Don Giussani una caratteristica molto peculiare che Don Giussani sapeva cogliere la portata delle sfide, cioè non si fermava a così come non si accontentava di risposte seconde o secondarie, non si accontentava di ingaggiare la lotta con sfide seconde o secondarie, ma col cuore del problema. Se la sfida è il nichilismo, se la sfida è una inconsistenza ultima di tutto, tu dicevi, non è possibile fare discorsi. E ciò che può produrre qualcosa è solo se uomini e donne, nella loro esperienza profonda, danno una testimonianza di questo rapporto ricostituito con la realtà. Questo ha reso Don Giussani accanito nella sua lotta contro le riduzioni delle esperienze. Perché? Che Don Giussani contesti una certa riduzione delle presenze di CL dopo gli anni dell'inizio della politica, del potere, da un certo punto si spiega, si può capire, perché erano dati anche un po' clamorosi sotto gli occhi di tutti. Ma che Don Giussani nel 1961-62, cioè nel momento in cui GS, l'allora gioventù studentesca, esplode come presenza nelle scuole milanese e coinvolge qualche migliaio di studenti, incontrando questi ragazzi dica: guardate che stiamo smarrendo l'origine. Lui dice: si è fossilizzata, silicizzata, cioè ridotta a pietra la ragione per cui abbiamo cominciato. Voi pensate che dire GS è una somma di iniziative, di organizzazione, di cose da fare, ma quando noi abbiamo cominciato non era così. Noi abbiamo cominciato con l'entusiasmo per Cristo. Questo ci dava un'energia tale per cui abbiamo inventato le iniziative e abbiamo organizzato la vita di GS. Perdere questo prima, questo inizio, vuol dire perdere la natura originale dell'esperienza. Perché per Don Giussani questo inizio è l'inizio di ogni momento dello sviluppo. Per Don Giussani l'incontro con Cristo non è una premessa, sia pur nobile e importante, dopodiché passiamo ad altro. Quando Don Giussani, come dire, identifica il rischio dello scivolamento sulla politica, sul potere, sul successo, sulla riuscita, non lo fa per un moralismo di bassa lega, lo fa perché scorge questo scivolamento dalla natura originale dell'esperienza, che è una testimonianza di che cosa? Di Cristo come risposta al bisogno umano. Qualunque sia la condizione in cui ci si trova, qualunque sia la situazione in cui si è, lo scivolamento da questa coscienza al pensare che sia qualche cosa di progettato da noi, di organizzato da noi, di pensato da noi, che realizza quello che solo Cristo, cioè la fede, può ottenere. Questo, in questo Don Giussani è inesorabile, e questo è il motivo per cui attraversa in modo assolutamente drammatico, questa è stata una assoluta scoperta per me, il 68. E Don Giussani lo intravede alcuni anni prima, tra i suoi, il rischio che
primo febbraio 67, dovranno passare 9 mesi prima che scoppi l'occupazione della Cattolica e quindi 68. Gesù Cristo diventa lo strumento con cui mettere a posto le cose e la comunità diventa una compattezza sociologica. Il regno di Dio diventa una nostra opera. Al contrario, dice lui, il regno di Dio avviene in noi, non è una nostra opera. Quando si dimentica che Cristo è la chiave di tutto, il cristianesimo diventa zero. Quando dice queste cose, Don Giuseppe non chiama alla ritirata dal mondo, non invita a ritirarsi in qualche sacrestia a coltivare i pensieri religiosi, ma è una pretesa che ricentrare la natura originale dell'esperienza cristiana sulla centralità di Cristo è l'unica risposta adeguata ai tempi, che identificano il cambiamento in un cambiamento di struttura, in una rivoluzione esteriore. Don Giuseppe nel 68 dirà che non c'è rivoluzione esteriore che possa segnare una novità se non è innanzitutto una rivoluzione di sé, cioè nell'io. E infatti dirà che il cristiano nasce già rivoluzionato nella coscienza di sé. E questo è il suo contributo al cambiamento del mondo. Questo è un continuo scivolamento che Don Giuseppe ha combattuto, non a colpi di accetta o bastonando le persone, ma con la propria testimonianza, facendo vedere come nei momenti cruciali della vita sociale, civile, culturale, ecclesiale, il 68 è uno di questi, la metà degli anni 70 è un altro di questi tornanti, ha riproposto nuda e cruda la natura originale del cristianesimo. Di fronte all'utopia della metà degli anni 70, Don Giuseppe ha riproposto la presenza, cioè, dice lui, qualcosa che viene prima, che non è legato a un progetto che è nelle mie mani, ma è piuttosto la sorpresa di un fatto, di qualcosa che accade e che riapre, come ha riaperto in Don Giuseppe il bel giorno, la partita della vita. E vedete, per Don Giuseppe l'incontro con Cristo non è la fine dell'avventura, come tanti, voi avete la fede, avete risolto, siete a posto. Per Don Giuseppe avere la fede è l'inizio del dramma, perché gli mette addosso una inquietudine, un non essere mai tranquillo, per scorgere che cosa c'entra tutto quello che la realtà gli butta addosso, gli riversa addosso, circostanze, incontri, prove, difficoltà, gioie, con quel Cristo che per lui è stato la scoperta della chiave di volta, della soluzione del suo problema umano. E per questo ci ha continuamente contestati quando pensavamo che dovevamo dimostrare noi che Cristo vinceva, cambiando la società, animati dalle migliori intenzioni. E dirà Don Giuseppe negli anni 80 che facendo questo, animati dalle migliori intenzioni di dimostrare che la fede è migliore, abbiamo perso per strada un particolare, Cristo. Abbiamo coltivato il cristianesimo, i valori cristiani, la costruttività, l'operosità cristiana, ma abbiamo dimenticato Cristo, senza il quale tutto questo finisce nel niente. Ed è stato un richiamo inesorabile, proprio perché tanti di io per primo eravamo di dura cervice. Non coltivavamo l'umano come lo coltivava Don Giuseppe, che scorgeva tutto il buono che c'era, ma scorgeva anche tutti i limiti inerenti all'esperienza. E che Don Giuseppe si accorga del rischio che per tutti gli anni 70, 80 e 90 può correre CN. Il primo maggio del 1975, prima, badate bene, 6 mesi prima almeno che nasca il Movimento Popolare, prima ancora che cominci una qualche espressività culturale, social, politica di comunione di persone di CL. E come se ne accorge? Perché incontra per strada uno che ha cercato di partecipare alla manifestazione dei lavoratori del primo maggio, per cui la CGL aveva detto
noi garantiamo agibilità. Vanno, ci sono i catanca dell'estrema sinistra con le spranghe che dicono CL non entra. Tu sei incontrato per strada uno di questi che gli dice furibondo, non ci fanno sempre agenti, no, non possiamo, è sbagliato, dice ma tu non puoi aspettarti la speranza da questo riconoscimento sociale, da questi esiti, perché se tu ce l'aspetti da questo nel tempo ti logorerai e ti distruggerai. Come vedendo la reazione di una persona intravede possibili rischi, possibili scivolamenti di tutta l'esperienza. Per Don Giussani non era quella la forza. Per questo mi impressiona quello che tu hai detto, un prete normale, un prete comune, che non aveva altra velleità che testimoniare quello che a lui aveva cambiato la vita, e invitando tutti a fare altrettanto e correggendo dove riteneva necessario correggere, quando vedeva che questo primum diventava qualcosa di scontato. Ma sì, lo sappiamo, siamo di CL, adesso facciamo le cose concrete. Per Don Giussani il massimo della concretezza era coltivare questo rapporto originale con la realtà ed educare a questo, sapendo che se non avesse fatto questo processo in isolato, il nichilismo ci avrebbe travolti tutti, e che 9 anni dopo la sua morte ci sia ancora il movimento di comunione e liberazione come esperienza popolare e guidata, per quel che mi riguarda è una delle cose meno scontate della mia vita, perché vuol dire che in qualcuno sta continuando l'esperienza originale così come l'ha vissuta Don Giussani, così originale e significativa, che può sopravvivere alla sua morte fisica. Perché se tutto fosse finito con la sua morte, Don Giussani sarebbe stato un grande ingannatore, avrebbe legato a sé come l'attimo fuggente e ci avrebbe portati tutti alla morte. Ti posso interrompere? Perché vorrei che su questa... No, non per interrompere, ma perché vorrei che tu concludessi proprio su questo punto dopo, che nel frattempo vorrei chiedere grosso modo paro paro a professor Magatti, cioè 9 anni dopo la morte di Don Giussani. Noi abbiamo detto tutti che non è che vogliamo fare il mausoleo, dire come era bravo, come non era bravo. Vogliamo, mi pare che stasera insomma siamo proprio andati, i nostri interlocutori sono proprio andati in questa direzione, renderci conto più consapevolmente oggi di che possibilità di esperienza c'è. Ecco, la domanda è: come vede lei il carisma di Don Giussani, la possibilità del carisma di Don Giussani 9 anni dopo la sua morte per noi? E poi la stessa domanda la faccio a lui, che mi sembra sia il modo migliore per concludere. Ma io trovo che ormai da tanto tempo penso questa cosa e quindi mi è facile dirla. Credo che noi siamo di fronte, in una società avanzata come quella in cui ci capita di vivere, a questa grande sfida della libertà che Don Giussani ha visto appunto nel suo sorgere, nel momento in cui diventava, dicevo prima, un'esperienza diffusa, un'esperienza comune, e che noi vediamo dopo, nei suoi esiti anche così incerti e così problematici, dopo un paio di generazioni in cui questa esperienza della libertà l'abbiamo avuta tutti quanti. Ecco, io credo che il carisma del movimento che Don Giussani ha lasciato è di lavorare su questo tema della libertà. Dentro, a me piacerebbe, diciamo così, mi piacerebbe che la Chiesa Cattolica si pensasse dentro una grande storia della libertà. Della libertà umana, con tutti i rischi che la libertà umana si porta dietro nel momento in cui escatologicamente, come dire, attraverso il processo storico, in qualche modo si affaccia. Io sono padre e i miei figli hanno già attraversato l'adolescenza, e quindi ho questa grande fortuna di aver visto, di essere stato padre, di essere padre.
Ecco, a me sembra che nel racconto che viene fatto all'interno della Chiesa a proposito del Dio Padre ci sia troppo spesso il punto di vista del figlio. Cioè, se tu guardi il padre essendo figlio, diciamo così, hai tutta una proiezione sul padre. Ecco, ma tu quando pensi il padre, avendo fatto il padre, come o la madre, come a molti di voi sarà capitato, allora cambia tutto. Perché quale può essere il desiderio del padre se non la vita piena del figlio? Cioè, quale può essere il desiderio di Dio sulla vita di ogni uomo e sulla storia degli uomini se non la piena libertà? E ogni padre, ogni madre sa che quando i figli diventano adolescenti e crescono e poi vanno avanti nella vita, non è tanto facile, non è sempre comodo, non è sempre scontato credere nella libertà e trovare la giusta misura per accompagnare questo movimento che pure necessariamente si deve accompagnare. Ecco, il carisma di Don Giussani dentro la Chiesa Cattolica, per me, e dentro la storia della Chiesa, e poi per questo tramite, diciamo così, dentro anche la storia dell'Occidente, dell'umanità, sta nell'accettare pienamente questo tema della libertà, nel provare a rileggerlo positivamente dentro l'esperienza della fede. Prima diceva Alberto, no? Cioè, che cosa vuol dire? Io la dico spesso così, cioè, a me è stato insegnato, io sono cresciuto negli anni 60, l'idea di fede che credo a molti di noi, probabilmente anche a molti di voi è stata insegnata, cioè la fede è una cosa che sta lì davanti, cioè, no? Ti dicono questa è la fede, e io, come dire, se me la provo a rappresentare fisicamente, dici cosa vuol dire aver fede? Ecco, aver fede è come cercare di aderire a quella roba che c'è lì davanti. Ecco, a 50 anni, diciamo così, mi pare di aver capito che sì, c'entra anche questo, non voglio dire che non c'entri niente, ecco, ma la fede è, mi pare di che si possa raccontare più come quel movimento che facciamo quando camminiamo, no? Per cui ogni volta che si cammina tu butti avanti un piede, uno è piantato da qualche parte perché hai già camminato, c'è della terra, del fondamento, tu butti avanti un piede e c'è un momento in cui questo piede per aria è alla ragionevole aspettativa di trovare un'altra terra, ma c'è un momento in cui quella terra non c'è. Ecco, la fede è questo camminare sapendo che sei portato e che nello stesso tempo assecondi questo essere portato con questa apertura, con questo slancio. Ecco, a me sembra che se capisco, reinterpretando la mia maniera, diciamo così, quello che Giussani, attraverso anche le chiacchierate con alcuni amici e la lettura del libro di Alberto, a me sembra che questo sia un grande patrimonio, diciamo così, che Giussani ha lasciato al movimento, a tutti quanti, diciamo così, e che oggi più che mai, di fronte alla crisi in cui siamo, economica, sociale e culturale, sia un punto su cui bisogna tornare a lavorare e a investire. Grazie, Sara. Anche tu su questa questione, che mi pare poi possa essere l'intervento conclusivo di questa serata. Giussani diceva che tutta la costruzione del cristianesimo della Chiesa presenta un grande inconveniente, che è la libertà, perché Dio, Cristo, la Chiesa si sono sottomessi al tribunale della libertà dell'uomo. Perché Dio non ci vuole suoi se non in un atto di libertà. E l'atto di libertà presuppone una coscienza chiara di ciò che si è incontrato. Questa è la sfida. In questo
capisco ancora di più rispetto alla prima parte del tuo intervento all'inizio, la modernità di Don Giussani. E Don Giussani non si è difeso dalla libertà, ma l'ha presa sul serio fino in fondo, perché ha preso sul serio fino in fondo la natura originale del cristianesimo. E per Don Giussani Cristo, la Chiesa e il cristianesimo diventano incomprensibili e quindi inutili se l'umano, la nostra umanità, non è presa sul serio. E la mia umanità è esigenza di un significato e libertà. Solo che per Don Giussani la libertà non è apertura per cui un giovane non riesce neanche a immaginare un legame che sopravviva l'innamoramento. Per Don Giussani la libertà è una energia di adesione, è un'energia positiva che lui descrive come un cedimento, quasi una passività, un cedere all'attrattiva del vero. È quello che lui identifica nella grande immagine del sì di Pietro a Gesù: Signore, io non so come sia, ma la mia preferenza di uomo è per te. Quella preferenza è un atto umano di libertà, non è un esito meccanico di un concatenarsi di casualità. E in questo senso torna la centralità della esperienza, perché questo è qualcosa che devo fare io. Nessuno può mettersi al mio posto. Dice il Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium che l'annuncio cristiano risponde all'anelito infinito che c'è in ogni cuore umano. È una risposta che scende nel profondo dell'essere umano. Tuttavia, tale convinzione si sostiene con l'esperienza personale, costantemente rinnovata. Non si può perseverare se non si resta convinti, ribadisce, in virtù della propria esperienza, che non è la stessa cosa aver conosciuto Gesù o non conoscerlo, non è la stessa cosa camminare con Lui o non camminare camminando a tentoni. Perché accada questa esperienza occorre un io che accetti nella libertà questo paragone, questa, che faccia tra virgolette l'esperimento umano per verificare se quello che gli è proposto corrisponde adeguatamente a quello che desidera. Per questo sono molto grato che Carlo stia insistendo quasi ossessivamente su questo tema, riprendendo la frase con cui Don Giussani va al Berchet: per la mia esperienza in famiglia e poi in seminario mi ero profondamente persuaso che una fede che non potesse essere reperta, trovata nell'esperienza umana, confermata da essa, non avrebbe potuto resistere in un mondo dove tutto dice, diceva e dice l'opposto. Mostrare la pertinenza della fede alle esigenze della vita vuol dire, dice Don Giussani, mostrare la sua ragionevolezza come risposta a questa libertà che non si rassegna a finire nel niente. La libertà che per Don Giussani è il vertice dell'umano, perché è tutta la capacità di ragione, di volontà con cui Dio ci ha creati per poter aderire liberamente al vero, non come marionette. E questo è vertiginoso, perché è una conquista che in qualche modo dobbiamo rifare ogni mattina. È la sfida di ogni giorno. Io sono grato di aver potuto fare questo lavoro sulla biografia di Don Giussani, perché per me è stato quasi lasciarmi prendere per mano da lui, letteralmente, per vederlo in questa lotta quotidiana che ha ingaggiato con la realtà così come gli si presentava, non come se la immaginava,
non come l'avrebbe voluta, ma così come gli si presentava, perché non si poteva rassegnare al fatto che tutto finisse nel niente. Lui, Leopardi, la sinfonia di Beethoven, gli alberi e le case alla montagna. Per quella natura, diceva lui, esigenziale della ragione, per il fatto stesso che io abbia questa libertà, questo desiderio di vita, di essere, c'è la vita e c'è l'essere. Non siamo stati fatti sbagliati. La vita di Lucia è una testimonianza che facendoci così, chi ci ha creato, Dio, non ci ha fatti sbagliati, ma ci ha fatti proporzionati alla natura infinita del Padre. Grazie. Per proseguire il lavoro che stasera ha introdotto, stasera non abbiamo fatto un monumento funebre, no? Siamo, diciamo, rilanciati in un'apertura, in un cammino, che può andare avanti, per chi non c'è il libro, comprandolo fuori, sono dei banchetti, non facendoselo regalare, insomma, dipende dall'abilità. Approfitto qui per ringraziare la libreria Il Naviglio, che ha collaborato a questa serata, diciamo, promozionando il libro durante la settimana, facendoci la vetrina e avendo i banchetti allestiti adesso. L'altro modo classico, diciamo, importante per proseguire questo interesse è la scuola di comunità, cioè il modo con cui l'insegnamento di Don Giussani prosegue oggi è la scuola di comunità, che viene fatta direttamente da Don Carron, cioè dal suo successore, e io mi permetto di indicare, viene fatta in teleconferenza, in videocollegamento, e noi nella nostra zona abbiamo due punti dove lo viene fatto: a Liscate nel salone parrocchiale e a Brugherio alla parrocchia di San Paolo. E il prossimo appuntamento è il 26 marzo alle 21:30. Un avviso di carattere locale è questo: che verrà aperta dal 17, resterà aperta fino al 24 marzo, una mostra su Raffaello, Il bello, il vero e il giusto, organizzata dal Centro Newman qui di Cernusco, nella sala del comune, il quale ha collaborato e quindi va ringraziato per la collaborazione per questa iniziativa, che sarà aperta anche per le scuole, per le visite delle scolaresche, quindi occorrerà prenotarle rivolgendosi al Centro Newman. L'ultimissimo avviso è che se ci sfuori ci saranno anche dei volontari che raccoglieranno libere offerte, perché una serata così all'insegna della libertà, l'offerta non può che essere libera, non c'è più un'alternativa, ci sono, devo rinforzare, no, per contribuire alle spese della serata, perché ovviamente due ambienti così, gli impianti, le registrazioni eccetera, insomma, lo capite tutti, e l'organizzazione e tutto il resto, che ha dei costi a cui, che vi preghiamo di, a cui corrispondere. Ho trovato la frase del Papa. Ah beh, no, appunto, la questione della libertà e della sfida del nichilismo, tu dicevi a cui non può rispondere un discorso ma solo una testimonianza. Sentite cosa ha detto la settimana scorsa il Papa in una omelia a Santa Marta: se ti trovi davanti un ateo che ti dice che non crede in Dio, tu puoi leggergli tutta una biblioteca dove si dice che Dio esiste, e anche si prova che Dio esiste, e lui non avrà fede. Ma se davanti a questo ateo tu dai testimonianza di vita cristiana, qualcosa comincerà a lavorare nel suo cuore, e sarà proprio la tua testimonianza che a lui porterà l'inquietudine sulla quale lavora lo Spirito Santo. Gran bella frase. No, dimenticarmi di ringraziare ancora Don Ettore per la sua gentilezza, la sua presenza, il suo ascolto, la sua vicinanza. Venga, e anche tutti i volontari, quelli che hanno lavorato per questa cosa, e naturalmente adesso un applausone ai due relatori, non per piaggeria, ma io credo che siamo anche tutti qui,
funziona adesso questo, no? Sì. Scusi. Bene, mi sarebbe stato difficile fare un saluto al termine senza aver prima sentito tutta questa ricchezza di contenuti, quindi ringrazio davvero per quanto è stato fatto, è stato detto e per la testimonianza data. Tante parole alla fine mi hanno fatto pensare anche a tante cose. Anch'io sono un prete ordinario e allora, come San Giovanni Bosco, do semplicemente il pensiero della buonanotte tramite un piccolo racconto. Mi ha fatto venire in mente tutte queste parole dette soprattutto al termine dell'incontro un detto dei padri del deserto. Un monaco molto giovane chiede al monaco anziano: ma come mai tanti abbandonano il cammino della sequela di Cristo mentre è così bello potergli stare dietro? E il monaco anziano gli dice: ma capita un po' come succede quando c'è una muta di cani che corre dietro a una lepre. Di solito chi vede la lepre è il primo, gli altri corrono dietro a tutti i cani, e quando a un certo punto uno vede solo i cani che corrono e non vede più la lepre, si stanca di correre e va da un'altra parte. Allora l'augurio più grosso è quello di riuscire tutti a vedere sempre la lepre. Buonanotte.